quadri, la scultura, ma soprattutto i colori di Giuliano Azzoni, protagonisti della mostra Se solo avessi, che sino al 5 novembre ha incantato i visitatori dell'esposizione nell'atrio d'onore del Palazzo della Provincia di Arezzo. In esposizione le opere di pittura e scultura dell'artista terranuovese scomparso nel 2011, più rappresentative di alcuni momenti fondamentali della sua ricerca artistica. Ad accogliere i visitatori un libro sulla mostra, ma soprattutto il figlio dell'artista aretino, Marco, che ha riordinato e riproposto le opere del padre. Ad Arezzo ha portato quelle più facilmente trasportabili, i disegni in acrilico e pastelli ed ovviamente le sculture in legno. Questa è una pittura che per me è familiare. Io riesco a interpretare quelli che sono i significati, i colori, che ha impresso su questi fogli, quindi ogni disegno fa parte un po' di qualcosa di famiglia. E qui ho portato una selezione di opere ultime, ma anche qualcosa di gioventù, giusto per riportare un po' tutto il percorso creativo che ha fatto da quando ha iniziato a dipingere, a scolpire, fino a quando è morto 6 anni fa.